Buongiorno, buongiorno gentili telespettatori e benvenuti all'appuntamento con la nostra informazione. Benvenuti al TG Flash. Non basta l'apertura di Giuseppe Conte a un patto di legislatura, Matteo Renzi annuncia le dimissioni delle ministre di Italia Viva dal governo. Sta per finire il governo Conte bis e si apre lo scenario di una crisi di governo che deve essere ancora ufficialmente formalizzata dagli sbocchi ignoti. E si apre in modo inatteso quando sembravano esserci tutte le condizioni per siglare la pace. A sera, aprendo il Consiglio dei Ministri, il Premier Conte annuncia di aver informato il Quirinale e accettato il passo indietro di Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. Le parole sono come pietre, parla di grave responsabilità e notevole danno al Paese, prodotto da un gesto che non può essere sminuito. Afferma di aver cercato fino all'ultimo utile il dialogo, ma il terreno è stato disseminato di mine. Chiama la sua squadra a testimone e dal Consiglio dei Ministri arrivano i tweet all'unisono dei ministri del Movimento 5 Stelle, PD e LeU. Avanti con Conte e l'hashtag. Lo twitta anche dal PD Nicola Zingaretti. Ora è a rischio tutto, è una scelta incomprensibile ed è questo il sottacco a Renzi. Il Premier Giuseppe Conte nel primo Consiglio dei Ministri senza Italia Viva non fornisce alcun cenno di dietrofront, tratta ormai Matteo Renzi da avversario e si presenta ai ministri tranquillo e deciso ad andare avanti. Adesso cambiamo argomento. Il Consiglio dei Ministri, da quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge con le misure per il contrasto Covid. Il decreto proroga anche lo stato di emergenza fino al 30 aprile, come anticipato dal ministro Roberto Speranza ieri al Parlamento. Teniamo fuori dalla battaglia politica e da vere o presunte tensioni elettorali la salute degli italiani. Mentre la campagna vaccinale anti-Covid si avvicina al primo milione di immunizzati in Italia e si appresta ad essere intensificata in vista dell'arrivo auspicato di nuovi vaccini, abbiamo l'obiettivo di arrivare a 250 milioni di dosi ed il ministro della Salute, Roberto Speranza, lancia in Parlamento un accorato appello all'unità, rivolgendosi a maggioranza ed opposizione. Il virus avverte ha i mesi contati grazie alle vaccinazioni, ma non è stato ancora sconfitto e non c'è altra strada diversa dall'unità per affrontare questa emergenza. E mezza Italia potrebbe finire da domenica prossima nelle due liste di restrizioni. Sono 9 le regioni e province autonome a rischiare l'arancione e 3 addirittura il rosso. Quest'ultimo colore, con le misure più stringenti, potrebbe essere assegnato a Emilia-Romagna, Lombardia e Sicilia. E resteranno in campo anche per le prossime settimane le limitazioni fissate dall'ultimo DPCM in scadenza domani 15 gennaio. E restiamo ancora in tema Covid, sono 15.774 i nuovi contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, resi noti oggi nel bollettino della Protezione Civile pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Sono stati registrati da ieri altri 507 morti, che portano il totale a 80.326 dall'inizio dell'emergenza legata al Covid. Nelle ultime 24 ore i tamponi processati sono stati 175.429, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.579, in diminuzione di 57 da ieri. Ed è arrivato puntuale il bollettino della Regione Campania sui positivi al Covid nelle ultime 24 ore, divulgato dall'Unità di Crisi Regionale della Protezione Civile. I positivi del giorno sono 1.098, di cui 1.017 asintomatici ed 81 sintomatici, per un totale di tamponi processati pari a 14.742. I deceduti sono 48, 15 nelle ultime 48 ore e 33 deceduti in precedenza, ma contabilizzati soltanto ieri, per un totale di deceduti ad inizio pandemia pari a 3.257. I guariti sono 1.379, per un totale guariti da inizio pandemia pari a 127.035. Per quanto riguarda il report su base regionale, per quanto concerne i posti letto di terapia intensiva occupati sono 106 su 656 disponibili. Per quanto riguarda invece i posti letto di degenza disponibili sono 3.160, mentre quelli occupati sono 1.405. E adesso cambiamo argomento. Il noto DJ casertano Joseph Capriati, coinvolto in una lite familiare e ricoverato all'ospedale di Caserta, ha pubblicato un messaggio sui propri canali istituzionali. Sono vivo e grazie a Dio posso raccontarlo. Ringrazio dal profondo del mio cuore tutti voi, i miei parenti, amici, conoscenti e i tantissimi DJ e promoter che mi hanno dimostrato così tanto affetto in questi giorni.
Sono commosso, non sono ancora riuscito a leggere e a parlare, ma dicono i medici che il peggio è passato. Chiedo solo una cosa, se è possibile, un po' di rispetto nei miei confronti di mio padre e della mia famiglia, poiché né io né nessuno di voi ha il potere ed il dovere di giudicare quanto è accaduto. I drammi familiari sono all'ordine del giorno e soprattutto attenzione alla stampa, poiché, come ben sapete, le notizie sono spesso confuse e poco veritiere. Perdono mio padre per il folle gesto e prego tanto per lui. Ora penso a guarire, ci vediamo presto. Sono 156 i nuovi casi da coronavirus in provincia di Caserta, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'ASL locale. I tamponi effettuati sono stati 2010 per una percentuale di incidenza ai test del 7,7%, in leggero calo rispetto alla giornata di ieri. Secondo l'ultimo bollettino sono 171 i guariti dal coronavirus che portano una diminuzione di 28 attualmente positivi nella provincia, ma aumentano ancora i decessi per Covid, che sono ben 12 nelle ultime 24 ore. I comuni col maggior numero di casi attualmente attivi sono Maddaloni con 240, Caserta con 204, Marcianise con 189 e Mondragone con 175. E adesso cambiamo argomento perché è arrivato il momento dello sport. È vincente l'esordio in Coppa Italia del Napoli. La squadra di Gattuso ha la meglio su un ostico Empoli al termine di un match sofferto ed equilibrato. Di Lorenzo, Lozano e Petagna rendono inutili gli sforzi degli ospiti in gol per due volte con Bairami e trascinano ai quarti di finale i campioni in carica. L'Empoli piace, il Napoli punisce. Dopo un pomeriggio complicato per l'isolamento diramato dall'ASL 1 per tre giocatori e l'allenatore Dionisi, i toscani si presentano al Diego Maradona con le idee chiare e soprattutto con grande personalità. Non a caso la capolista della Serie B, attualmente favorita per la promozione in Serie A, nel primo tempo viene punita dal classico gol dell'ex e da un gran gol di Lozano dalla distanza che ha fornito anche l'assist a Di Lorenzo. In mezzo ai gol però gli ospiti creano diversi pericoli. La traversa scheggiata e rovesciata da Matos è stata un segnale che il Napoli non ha colto perché qualche minuto dopo è arrivato il provvisorio 1-1 firmato da Bairami. I padroni di casa tengono più il possesso palla alla ricerca del varco giusto per chiudere i giochi. C'è più velocità e cattiveria, ma manca spesso il tocco decisivo. E l'Empoli è sempre vivo, tant'è che al minuto 68 trova di nuovo il pareggio, ancora con Bairami, in una serata per ricordare per un 21enne svizzero. Il Napoli è colpito, ma si riversa subito in attacco alla ricerca del nuovo vantaggio. Insigne si divora subito il 3-2, Furlan disinnesca Fabian Ruiz. Poi, sugli sviluppi di un corner battuto dalla Lestra, Ricci salva sulla linea, ma non può far nulla sulla conclusione a botta sicura di Petagna. L'Empoli prova generosamente a portare la sfida ai supplementari, senza successo, e quindi a passare il turno il Napoli, dove ai quarti di finale troverà sulla sua strada la vincente tra Roma e Spezia, gara in programma il 19 gennaio. E con il Napoli, con lo sport, siamo in chiusura, era la nostra ultima notizia, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata sui nostri canali.